Siamo in compagnia di Raffaele Costantino, ex della Juve-Stabia. La Juve-Stabia domani va a Matera in uno scontro che, come diceva mister Zavettieri oggi, può dire tanto, perché dopo la vittoria con il Catania bisogna continuare, ecco, a dare conferme a questo campionato. Sì, bisogna dare continuità. Ecco, la Juve-Stabia viene da un bel filotto, si è ripresa molto bene, un inizio un pochino così stentato, però adesso ha l'opportunità di continuare questo trend. Domani sarà uno scontro molto importante ed è fondamentale fare punti. Ecco, ecco, tu a Matera non hai giocato con la maglia della Juve-Stabia, perché Matera in quel periodo era nei campionati dilettantistici. Ecco, ma che cosa ti aspetti domani da questa gara? Soprattutto anche perché la Juve-Stabia recupera un certo Selin, o comunque meglio arriva il transfer di questo attaccante di Italo brasiliano che ha fatto bene nella gara con il Foggia con i ragazzini. Ecco, la Juve-Stabia è andata a Foggia con la Beretti, se possiamo dire, però ecco, Selin ha segnato su rigore, si è mosso bene e può essere un'arma in più per questa Juve-Stabia. Ma sicuramente la Juve-Stabia lì troverà un ambiente ostico, piazza calda Matera, quindi sarà una gara dura come tutte del resto. Cioè, ormai in Lega Pro non ci sono più partite facili, non c'è più la squadra blasonata. Vediamo comunque che il Lecce e il Catania fanno fatica anche su questi campi, quindi la Juve-Stabia troverà un campo tosto, ecco, quindi dovrà continuare da mettercela tutta per portare punti. Non sarà facile, ma visto che è in serie positiva c'è euforia, quindi sono molto fiducioso per questo giovane. Sono contento che i giovani si mettano in mostra, perché il calcio ha bisogno di giovani che vengono su, e speriamo che questo ragazzo possa proseguire molto bene, perché si dicono cose molto, molto buone di lui. Ecco, dopo il cambio dell'allenatore la Juve-Stabia ha abbandonato Ciullo, ha preso Zavettieri, come dicevi tu ha fatto un bel filotto di vittorie. Ecco, ma dei calciatori, chi è che secondo te in questo momento può essere davvero il perno per portare avanti questo progetto di Juve-Stabia e cercare un po' di risalire la classifica? Fanvasoli si è un po' già presentato dopo la gara col Cosenza, dicendo: io dall'alto della mia esperienza, della mia età, ecco, calcistica, mi prendo io tutte le responsabilità. Ma secondo te è lui, sarà l'uomo fulcro? Ma secondo me parlare di singoli non è opportuno, ecco, in queste situazioni dove bisogna risalire la classifica, dove c'è bisogno del gruppo, ecco, c'è bisogno della squadra, quindi il singolo che ha qualcosa in più deve dare in questi momenti. Quindi, però credo che la cosa principale e fondamentale sia la squadra, ecco, quindi penso che si sono ripresi bene e spero che possano continuare su questa scia. Ecco. Chiudiamo con un'ultima domanda: fra gli attaccanti della Juve-Stabia chi è che somiglia a Raffaele Costantino, se ce l'è? Ma diciamo che era un esterno, ecco, più che una vera punta. Fare paragoni non è mai opportuno, ecco. Lasciamo tranquilli i calciatori della Juve-Stabia, sono tutti degli ottimi giocatori e spero che possano fare bene in questa piazza.